Sono Claudia Fauzia, sono un'economista esperta di studi di genere delle donne, meglio conosciuta perlomeno a Palermo come la Malafemmina. La Malafemmina è un progetto che vuole recuperare le storie femministe siciliane, ma vuole anche rivendicare l'esistenza di un femminismo siculo diverso dal femminismo mainstream nazionale. Ho creato questo account, la Malafemmina di Instagram, in piena pandemia, nel 2020, perché era l'unico modo che avevo per riuscire a esprimere quello che sentivo. E da lì sono cresciuta nel corso di questi anni, fino ad adesso che speriamo di cominciare a fare eventi in presenza e quindi a portare il discorso sul femminismo meridionalista live. La Malafemmina ha due obiettivi principali. Primo, denunciare che all'interno del femminismo non si parla spesso o non si parla quasi mai di questione meridionale, che per me è fondamentale, un aspetto fondamentale dell'intersezionalità femminista. E dall'altro recuperare le voci di donne, in generale di soggetti marginalizzati e oppressi del meridione che fino adesso non hanno avuto voce. Ho parlato per esempio un giorno delle donne pescatrici delle Isole Eolie, che è una storia che quasi non si conosce, o perlomeno si conosce solo, è una storia di nicchia, si conosce solo in Sicilia, ma erano delle donne incredibili che facevano un mestiere che adesso sarebbe associato solamente agli uomini, o comunque non si associa la donna siciliana a un ruolo così importante come la donna pescatrice. Ci sono storie di loro che vanno in barca e che, siccome dovevano uscire per forza in barca per mangiare, no, per pescare, capitava che partorissero nelle barche o che partorissero nelle spiagge, quindi anche le storie un po', come dire, al limite della fantascienza, che mi sembra importante recuperare. La Malafemmina come nome l'ho scelto perché c'è un detto in Sicilia che dice che buona femmina è chi da comparra, cioè la buona femmina è quella che è accondiscendente, che sta zitta, che assume il ruolo perfetto per il sistema patriarcale maschilista. E io, siccome non posso e non voglio essere questo tipo di donna, non posso che essere una Malafemmina. Sono molto felice di ricevere il premio Rosa Parks perché, intanto perché viene da una comunità molto vicina a me, una comunità palermitana attenta alla giustizia sociale, attenta ai diritti e che lavora nel terzo settore, che è quello che faccio io quotidianamente. Poi è, diciamo, porta il nome di un personaggio importante di fronte al quale credo che mi inchinerei, quindi è tanto orgoglio, tanto rispetto e tanta voglia di fare anche oltre questo premio. Ecco, il premio mi sprona a fare ancora di più. Allora, il sottotitolo del mio progetto Malafemmina è femminismo siculo, però io non ho la presunzione di parlare per tutte le femministe siciliane. Io dico semplicemente che il mio femminismo è necessariamente radicato in Sicilia perché quello che ho voluto fare fin dall'inizio è recuperare le mie origini. Cioè che il fatto che io sia nata in questo spazio geopolitico preciso abbia un senso anche riguardo al mio attivismo femminista. Poi le differenze tra una femminista che è del nord, che non è nata in Sicilia o che non è nata nel meridione, una femminista meridionale, sono proprio quelle caratteristiche che potremmo riassumere con questione meridionale, che hanno a che fare per esempio col differente accesso ai servizi, alla salute, all'istruzione, ai trasporti, le difficoltà collegate alla criminalità organizzata, le difficoltà anche di accesso al mondo del lavoro, quindi più legate all'ambito economico, che sono secondo me da tenere molto in considerazione se si vuole fare femminismo. Spesso il problema riguardo alle questioni femministe, le questioni di genere e la violenza è che si discute in ambienti accademici, in ambienti di persone molto istruite e già molto consapevoli. Il social ha il potenziale di arrivare tendenzialmente a tutti, è un posto molto democratico in questo senso, quindi ha la capacità di arrivare anche a persone che non frequentano l'accademia, che non frequentano i grandi circoli, diciamo anche cittadini. Credo che possa essere uno strumento utile di consapevolezza, credo che però non basti a combattere il fenomeno così ampio che è la violenza di genere. C'è necessario una struttura radicata e anche il supporto delle istituzioni per combattere questo fenomeno. Allora, sicuramente i prossimi progetti sono quelli di fare degli eventi in presenza in città. Adesso stiamo organizzando, diciamo, sono parte del coordinamento che organizza il Palermo Pride, perché per me il femminismo deve essere transfemminista, nel senso che deve portare avanti anche le istanze della comunità LGBT+, visto che ne faccio parte.
Quindi faremo una serie di eventi portando anche delle persone da fuori, diciamo che sono grandi esponenti del movimento transfemminista, a parlare qua e quindi a far sentire la loro voce. E poi sfileremo nel corteo, nella parata del 9 luglio di quest'anno, del 2022. L'anno scorso l'abbiamo fatto con un ape car, quello che noi chiamiamo l'apino, per rivendicare appunto che anche il movimento queer possa essere un movimento queer siciliano. Quest'anno ci stiamo organizzando, però speriamo di portare altrettanti apini in parata.